Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Atto di affidamento alla Madonna della comunità di Sermoneta e dell'intera Italia. O Divina Maria, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti e aiuto dei cristiani. In questo tempo di grande prova, paura e sofferenza, in cui versano i tuoi carissimi e amati figli della nostra bella e amata Italia, io, chiamato dal Signore ad essere senza alcun mio merito, suo ministro, mandato in suo nome con la sua autorità alla Chiesa intera, con il compito di santificare e predicare il Vangelo, e chiamato dal mio vescovo a governare in suo nome e per suo conto la piccola porzione di chiesa di questa comunità di Sermoneta, intendo con questo atto affidare con tutta la fiducia e l'abbandono di cui sono capace sia questa piccola comunità che l'Italia intera al tuo cuore immacolato, al tuo materno cuore, alla tua protezione e alla tua intercessione potente. Ti imploro anzitutto di aiutare i tuoi figli, specie in questo tempo, a stringersi fortemente al tuo cuore e a quello di Gesù. E ancor più te lo chiedo per coloro che per tanti motivi, per tanto tempo, avessero dimenticato di farlo, vivendo lontani da lui, dal suo amore, dai suoi sacramenti. La cosa più importante infatti è vivere questo tempo nella pace, nell'abbandono e nel silenzio orante, cercando di discernere nella preghiera personale cosa il Signore stia dicendo attraverso questi dolorosi eventi a tutti noi come popolo, alla nostra piccola comunità e a ciascuno di noi come singoli. Niente infatti è a caso e anche dietro queste dolorose prove si può, anzi si deve, cercare di discernere le misteriose ma profonde parole che il nostro Dio intende comunicare al cuore dei suoi tanto amati figli. Ti chiedo anche di proteggere e di preservare dalla morte e se possibile anche dal contagio quante più persone è possibile. Noi sappiamo che i decreti divini sono misteriosi e imperscrutabili, ma sappiamo anche che possiamo chiedere, pur sempre filialmente sottomessi alla volontà divina, di essere scampati e preservati dai mali e dalle sciagure che affliggono il nostro corpo. Ti chiedo forza, luce, coraggio, fortezza e perseveranza per tutti coloro che, come medici o infermieri, stanno compiendo lo sforzo di assistere e curare tutti i malati e contagiati dall'attuale pandemia e di ricompensare con grazie e benedizioni ogni loro sforzo e tutto il bene che stanno facendo. Ti chiedo luce e discernimento per tutte le autorità religiose e civili chiamate a difficilissime e gravose scelte, perché sappiano conservare sempre quell'equilibrio, pur unito al dovuto rigore, che in queste circostanze è molto difficile mantenere, ricordando il monito recentissimo del Santo Padre, che ha avvertito come non sempre le misure troppo drastiche siano le migliori. Ti chiedo anche che le autorità possano incontrare la docilità e lo spirito di obbedienza e collaborazione da parte di tutti, per poter serenamente porre in essere tutto ciò che è umanamente possibile e doveroso per cooperare all'arresto della diffusione e poi alla fine di tale doloroso flagello. Ti affido infine tutti coloro che già vivono per pura grazia una vita di fede e di comunione intima con il Signore, anche attraverso la pratica dei sacramenti e della preghiera. Questo tempo di privazione forzata di tali fonti inesauribili di grazia, sia vissuto con abbandono e fiducia nella certezza che il Signore non farà mancare la sua grazia a chi la desidera e la invoca. Sia anche l'occasione per
per chiederci quanto abbiamo ben vissuto la nostra vita di credenti, il nostro contatto con i sacramenti, la nostra vita parrocchiale. Quando qualcosa manca, la si apprezza di più. Ed è anche il tempo in cui verificare come e quanto l'abbiamo apprezzata e soprattutto come intenderemo valorizzarla quando tornerà ad essere a disposizione di tutti. Siamo incamminati sulle orme di Cristo crocifisso, nell'austero tempo della Quaresima, che i misteriosi disegni dell'Altissimo hanno reso quest'anno particolarmente dura e severa, immettendoci in un orizzonte e in realtà inimmaginabili fino a poco tempo fa. La solitudine austerissima che Gesù visse nel deserto fu certamente ben più acerba e dolorosa della nostra. Offriamo le nostre sofferenze a Lui come atto di condivisione del Suo immenso e appassionato amore per noi. E ricordiamo con il Tuo aiuto, o dolcissima Vergine Maria, che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Tu hai vissuto la verità di queste parole in tantissime circostanze dolorose della vostra provatissima esistenza. Fai in modo che si facciano carne anche nelle nostre vite. Fiducia, abbandono, pace, calma e, per quanto possa sembrare paradossale, perfino perfetta letizia, che si può trovare nelle più aspre e acerbe tribolazioni, come San Francesco, grandissimo santo italiano, ci ha insegnato. Affidando tutti e tutto a te, io ti chiedo umilmente, facci vivere così questo tempo di prova, certi che ne usciremo trasformati, rinnovati e purificati. Dopo la Quaresima e il tempo di passione, c'è sempre la Pasqua. E per coloro che amano Dio, ogni prova e tribolazione finisce sempre nel giubilo e nel gaudio della vittoria pasquale. Amen.